che si sta in piedi. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi abbiamo fatto uno short test sui colli sopra Bergamo del motore Polini EP3 Plus, ma esattamente il modello MX, montato su questa bici full che è marchiata Polini ma è l'anima Fulgur, quindi un montaggio molto molto italiano. Polini per il suo nuovo EP3 Plus non è andata a modificare la struttura esterna, ma è andata a modificare l'interno, quindi quello che possiamo dire è la parte software del motore, andando a fare una modifica tipicamente motociclistica, ovvero è andata ad inserire una mappatura, o meglio tre mappature diverse del suo motore, 5 posizioni di assistenza, ha però 3 mappature preimpostate più altre 2 che possiamo impostare noi come vogliamo attraverso la app di Polini. Il vero succo di questo EP3 Plus lo si ritrova direi nella personalizzazione, nelle possibilità di customizzazione. Dato che se andiamo nel menu, se andiamo su mappatura motore, ci sono 5 mappe. Le prime 3 sono già preimpostate, Touring, Dynamic e Race. Chiaramente dal nome si già capisce che tipo di mappe sono. Oppure c'è la Custom 1 e la Custom 2 che sono interamente customizzabili da parte dell'utente finale attraverso un'applicazione per smartphone. In Race si cerca puramente la massima prestazione, quindi il giusto compromesso tra la massima potenza che ti posso dare il prima possibile e il non far slittare la gomma. Questo è okay. La Race. La Touring invece è una risposta più naturale, più morbida, più come se avessi tra virgolette più gamba. Ok. Ed è anche comunque una mappatura che punta al risparmio energetico. Quindi nel momento in cui tu comunque vai al massimo, la ti dà comunque il massimo di supporto del motore. Però è chiaramente molto più morbida, molto più lineare. Molto ma più... quindi varia la percentuale di assistenza che ti dà il motore, nel senso? Non quella finale, ma varia la linea con okay. cui te lo dà. Okay. Sentirete provandola che ti segue moltissimo il motore in quello che è la pedalata, la richiesta di assistenza che gli date. Nel senso, anche se tu sei in mappa race, anche se tu sei a livello 5, nel momento in cui tu cali la gamba che gli dai, cali la potenza che imprimi sul pedale, sentirai che l'assistenza segue in maniera direttamente proporzionale, il motore cala l'assistenza che ti dà, in modo che quando devi rallentare, quando c'è un ostacolo, cali la pedalata, rallenti leggermente, quando poi arriva l'ostacolo gli dai la pedalata più forte e il motore ripeta al massimo dell'assistenza. Così breve difficilmente si riescono ad assaporare tutte le caratteristiche di un motore. Quello che possiamo sicuramente dire, visto che il terreno era molto bagnato, molto viscido e quindi c'era veramente poco grip, cosa che con una e-bike normalmente causa abbastanza problemi. In realtà Polini è riuscita a creare un motore che dà un'erogazione di potenza, in questo caso l'EP3 Plus MX a 90 Nm, però molto dolce, non va a strappare, ma va a dare potenza, a dare grip sempre. Quindi anche nelle situazioni dove c'era meno controllo, dove come potete vedere anche in questo caso le gomme erano piene di fango, si riusciva ad avere in salita un buon controllo quando si andava a spingere anche con la mappatura race in posizione 5, quindi quella più forte. La ruota non andava a slittare sul bagnato, sul viscido, ma teneva a terra e sostanzialmente dava un grip eccellente. È una cosa che mi ha stupito molto, mi aspettavo che la ruota scappasse via molto di più, perché comunque essendo un motore Polini, quindi pensato da una mente più indirizzata verso il motociclismo, è anche un motore estremamente potente, molto più potente di quello che può essere un Bosch, uno Shimano, diciamo che ha i livelli di potenza di un Bros, ma con una caratteristica meno di strappo, è molto più dolce, molto più docile, riesce anche a permettere di pedalare su fondi viscidi come quelli che abbiamo trovato oggi. L'uscita di oggi è stata troppo breve per andare a parlare di quello che sono le durata della batteria, che è da 500 watt ora, quindi piuttosto contenuta, ma Polini ha detto di aver lavorato tanto anche sul rendimento del motore, quindi andare a cercare la minima dispersione di potenza e quindi farla durare più a lungo, diciamo un'ottimizzazione del consumo del motore.
motore. Essendo abbastanza compatto, lascia anche un buon margine di spazio tra motore e terreno. Questo nelle sezioni più tecniche naturalmente aiuta a non andare a toccare con il sotto il motore, e soprattutto preserva anche il motore. È un motore italiano, quindi già questa è una cosa che lo rende interessante. È un motore molto potente, è un motore che ha una mentalità motociclistica. Infatti qui si parla di mappature, si parla di rendimento massimo della batteria. È qualcosa che porta il mondo del motociclismo all'interno del ciclismo, ma in maniera molto ponderata, in maniera molto molto sofisticata. Non a caso c'è anche da dire che è un motore che è pensato per funzionare in azione. Infatti tra tutti i motori che ho provato ultimamente è quello che diciamo ha più drag quando si pedala a motore spento, non quando il motore non è attivo, perché quando il motore non è attivo la pedalata è abbastanza fluida. Proprio quando il motore è spento ha abbastanza drag, più drag rispetto agli altri, ma questo secondo me è proprio perché Polini è un'azienda che arriva dal motociclismo e quindi pensa all'utilizzo della bike a motore acceso. Quindi il motore è qualcosa, parte integrante della bicicletta, non è o qualcosa in più, è proprio il cuore, la parte centrale è il motore, quindi naturalmente il meglio deve darlo a motore acceso. Cosa molto interessante del nuovo EP3 Plus di Polini è anche il nuovo display, che è molto high tech, un display bello grosso, bello chiaro in qualsiasi condizione, anche quando si prende piena luce su di esso, che dà tutte le informazioni possibili e immaginabili sulla bicicletta, sul consumo del motore, sullo stato del motore e anche sulla durata della batteria. Il comando al manubrio non è ancora quello definitivo, ma Polini è stato studiando uno più piccolo, più contenuto, che permette di scorrere all'interno il menu con più facilità e soprattutto andando a disturbare meno quello che è il cockpit, quindi lasciandolo il più pulito possibile. Ma dobbiamo dire che già il lavoro fatto sul miglioramento del display, che è veramente grosso e posizionato in maniera da non dare fastidio ma da essere anche facilmente visibile durante il riding, ci è piaciuto molto. Sarebbe molto interessante andare a provare più a lungo questo motore per vedere durata della batteria, rendimento e soprattutto andare a provarlo per un'uscita vera e propria, magari sui percorsi cui siamo soliti. Per il momento abbiamo fatto questo primo short test, ne siamo rimasti abbastanza soddisfatti e come al solito prima di salutarvi vi do i tre consigli finali, che sono ovvero iscrivervi al canale, mettere un like al video e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Che permette di scorrere all'interno il menu con più facilità e soprattutto andando a disturbare meno quello che è il cockpit.